Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Cercherò di essere più conciso possibile perché devo ancora cenare, sono le 22:49 e devo ancora cenare. Comunque, a parte questo, allora, l'Europa League va all'Atletico Madrid, come vedrete dal titolo. Mamma mia, che brutto ragazzi, che brutta cosa ragazzi. La cosa brutta di cui sto parlando è Griezmann, che giocatore simbolo fortissimo di questo Atletico Madrid, va al Barcellona per 100 milioni di euro. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo ampiamente parlato. Il che ci sta, non lo regalano, non lo svendono. Però proprio brutto il fatto, e a me mi è sempre sembrato brutto, e lo sapete anche dal mio post Pjanic, quando un giocatore va in un'altra squadra che appunto ritrova in campionato per rafforzarla. Il discorso è relativo anche in Italia, perché no, relativo, è diciamo appropriato farlo anche in Italia, perché Higuain che va dal Napoli alla Juventus, Pjanic che va dalla Roma alla Juventus. Il discorso non lo faccio magari per, che so, per uno Szczesny, che comunque la Roma lo ha lasciato andare, quindi insomma la Juventus giustamente se l'è preso. Però quando un giocatore passa da una squadra a un'altra e va a rafforzare una squadra che poi va a competere con te per un obiettivo, è una cosa un po' brutta. So che il discorso è lo stesso, ragazzi. Roma e Napoli stanno alla Juventus un po' come l'Atletico sta alle prime due della Liga. Però c'è anche da dire che se l'Atletico continua a rinforzare, non che lo faccia spesso, però questo ragazzi è un colpo da 90. Il Barcellona non so quanto sinceramente si possa parlare di futuro roseo per l'Atletico Madrid in terra amica, in campionato. Per quanto riguarda l'Europa, ragazzi, finalmente Simeone alza questo benedetto trofeo. Non alza la Champions, alza l'Europa League, però continua a vincere una spagnola, ragazzi. Continua a vincere una spagnola. So che l'anno scorso ha vinto il Liverpool, però ragazzi, quest'anno l'Atletico, il Siviglia che ha monopolizzato l'Europa League, le spagnole continuano ragazzi a fare punti, continuano a fare punti, ranking non le riprenderemo più. Sarebbe bello vedersi in alto, ma poi più che sarebbe bello mettersi al sicuro, perché poi ragazzi ci metti un attimo, l'Italia era primissima, vincevamo tutto noi, poi a un certo punto, un anno di meno, l'Italia non ingranava più e ci hanno superato tutti. Io diciamo che da romanista sono contento sia finita così, anzi sono, diciamo, non lo so, è difficile da dire, vi spiego anche perché. Da romanista, conoscendo Rudy Garcia, mi auguravo che Garcia riuscisse a vincere questo trofeo, vi dico la verità. Però, da romanista attuale, ragazzi, se il Marsiglia avesse vinto, la Roma sarebbe scivolata in urna 3 per quanto riguarda l'anno prossimo la Champions, perché il Marsiglia ha più punti ranking della Roma. Con la non vittoria del Marsiglia, il Marsiglia, se ho capito bene, non va in Champions, poi devo riguardare la classifica della Liga, ma credo non vada in Champions, e quindi la Roma potrebbe, ovviamente non è sicuro, andare in urna 2. In urna 2 significa che tu intanto ti eviti la seconda, e quindi in urna 2 ragazzi l'urna 2 è ottima. Per me l'urna 2 è meglio dell'urna 1, perché l'urna 1 ci vanno le vincitrici dei campionati, e quindi tu vuoi prendere le squadre in urna 2 che sono forti. In urna 2 ci vanno appunto le squadre che non hanno vinto il campionato. Per dirvi, quest'anno ora ci va l'Atletico, che ha vinto l'Europa League se non sbaglio. Ah no, non ci va l'Atletico, va in Champions senza l'urna 1, però per dirvi, ci andrà probabilmente una tra Real Madrid e Liverpool in urna 1, quindi che vince la Champions. Facciamo vincere il Liverpool, no? Allora il Liverpool vince la Champions e va in urna 1, quindi Liverpool, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Juventus, che ne so, chi ha vinto il campionato portoghese, mi pare il Benfica, l'olandese mi pare l'Ajax. E appunto, e queste vanno, no? E vanno queste. Poi che succede, però? Poi che succede? Che in urna 2 vanno tutte quelle che non hanno vinto i campionati o la Champions. Quindi ci va il Real Madrid, ci va l'Atletico Madrid, ci va il Borussia Dortmund, ci va il Manchester. A parte no, il Manchester City nell'urna 1, ci va il Manchester United, ci va il Tottenham, ci va, che ne so, il Monaco, ci vanno tutte le squadre che comunque nei campionati maggiori hanno fatto, il Napoli, ci vanno le squadre che nei campionati maggiori hanno fatto bene. Però, quando poi tu sei in urna 1 dici, cazzo, mo chi prendo? Cioè, quello è il discorso, chi prendo? Perché ti trovi un attimo bloccato, sono tutte piuttosto forti. E in urna 1 invece magari dici, magari prendo il Benfica, magari prendo l'Ajax, magari capito? Quindi insomma, per me è meglio, è bene 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 stare in urna 2. Lo vediamo quest'anno con la Juventus. La Juventus, ragazzi, gli è capitato un girone con il Barcellona ed era in urna 1, mentre al c'era il Barcellona, mi pare di sì, mentre al Napoli gli è capitato Shakhtar, Manchester City
Shakhtar Manchester City e un'altra merda, mi ricordo. Questo ci fa capire come comunque il Napoli gli era andata discretamente bene. Il Manchester City era molto forte, però non era il Barcellona, per dire. Comunque, a parte questo, complimenti al Cholo Simeone che non giocano bene, cioè giocano all'Atletico e portano a casa i 3 punti. Fra l'altro, questo succede quando una squadra che gioca come l'Atletico affronta l'Atletico, perché il Marsiglia c'ha una squadra. Meh, una squadra buona ma non con i campioni. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un commento qua sotto. Fatemi sapere se secondo voi la vittoria è meritata. Soprattutto fatemi sapere se questa Europa League vi piace. Come sempre in Europa League, ragazzi, chi la vince non te l'aspetti. Perché okay, magari quest'anno sì, però all'inizio hanno detto tutti va bene, le finaliste saranno Milan, Arsenal, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Il Borussia è uscita con una squadra di merda, la Puel, mi ricordo. Il Milan è uscita con l'Arsenal. L'Arsenal è uscita con l'Atletico Madrid e poi alla fine siamo trovati in finale il Marsiglia. Strano che vince una squadra forte, una squadra veramente forte, forte, forte. L'anno scorso che ha vinto il Liverpool e quindi quest'anno si è riconfermata la cosa che vince una squadra forte. Però solitamente che arriva in fondo in Europa League è sempre un po' strano. Non arrivano mai quelle sulla carta più forti perché molto spesso le forti sottovalutano le squadre un pochino più modeste. Detto questo, ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare mi piace. Mi raccomando, lascia mi piace se vi è piaciuto, dislike se vi è fatto cagare, iscriviti al canale, mi raccomando. Adesso vado a cena perché devo cenare anch'io, sono quasi le 11. Buon shalalalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.